qualcosa che ricorda molto i libri di Asimov, L'uomo bicentenario, per citare poi un libro che è diventato un film. Si chiama Face, Facial Autonomy from Convening Emotion, il robot umanoide che è nato nei laboratori dell'Università di Pisa ed è presentato al Festival Internazionale della Robotica, capace di esprimere le emozioni attraverso le espressioni facciali, può interagire in maniera molto empatica con fino a 6 esseri umani, un vero e proprio strumento per lo studio della comunicazione sociale non verbale. Il robot viene utilizzato anche per esperimenti condotti su bambini affetti da autismo, chiamati a interpretare le espressioni facciali della macchina sotto la guida di un terapista. I dati raccolti dall'interazione non verbale dei bambini con il robot potrebbero quindi servire a mettere a punto dei miglioramenti consistenti, molto significativi per la riabilitazione dei pazienti. Torneremo su questo, saremo live da Pisa.